scatta l'applauso. Buonasera e benvenuti per questa prima puntata del 2014 di Bordo Campo Lega Pro. Abbiamo un grande pubblico questa sera per parlare della bellissima vittoria del Frosinone, seppur sofferta, però sempre una vittoria per un Frosinone che poi resta lì, vicinissima al Perugia per questa promozione diretta. Allora cercheremo di analizzare con voi il match di Ascoli e lo faremo anche con i nostri tanti ospiti questa sera, ma in primis con Marco Gabriele. Come è iniziato l'anno, Marco? Ciao, allora, bene, benissimo, buon anno a tutti. Frosinone ha portato a casa 3 punti, anche se non proprio meritati. No, Marco, la polemica del 2014, la prima polemica non la possiamo fare. Ma non è polemica, credo che sia... Ha iniziato il 2014 polemico, Marco Gabriele. Invece noi per la prima puntata del 2014, allora abbiamo voluto un pezzo di storia del Frosinone. Angelo Brunello, buonasera e benvenuto e ben ritornato. Grazie, buonasera. E poi Marco Gabriele, quando io non ci sono fai danni. E quindi quella puntata lì, dove io non c'ero, tu hai invitato una squadra, giusto? Sì, c'era la SD Procarcio, ecco, di Ferentino. Che erano primi in classifica. Ho detto io. Hai detto tu, ma non erano primi in classifica. Allora c'è stata una polemica che poi ve ne parleremo e quindi questa sera era doveroso per noi invitare i giovanissimi provinciali del Casamari e abbiamo qui il tecnico Franco Mastrantonio e poi conosceremo anche tutti i ragazzi, chiaramente. Buonasera, buonasera, mister. Buonasera. Che cosa ha combinato Marco Gabriele? Mi spieghi un attimo. Allora, intanto la mia non voleva essere una polemica con Massimo. Ma sì, gli amici della Procalcio, che sono tutti amici, a cominciare dal presidente Marco Arcese, che li conosco tutti. Che salutiamo. Che salutiamo tutti quanti. E, no, mi è sembrato doveroso, per rispetto pure dei miei ragazzi, precisare la cosa, perché all'epoca, quando fu fatta la trasmissione, praticamente noi eravamo a pari punti con la Procalcio, però con un gol in più come differenza reti. Sì. Adesso? Adesso c'è stata un'altra giornata di campionato, sì, e loro hanno vinto 5-0, sì, noi 3-0. Praticamente adesso loro sono primi in classifica con un punto, con un gol in più come differenza reti. Perché io adesso faccio quello che fa Giovanni Giuliani, il veggente, quindi avevo previsto che... Cioè, tu al contrario di Giovanni Giuliani porti sfiga, perché Giovanni Giuliani è il nostro portafortuna. Ciao, ti faccio fare l'applauso da questi ragazzi. Buonasera, allora, buonasera a tutti voi. Anche per tirargli un po' sul morale dopo... Ma ha detto Garcia che ti voleva come portafortuna per la sua non Roma. Non ho fatto il tempo ad andare a Torino. Non hai fatto il tempo ad andare, vero? Così, sì. Meno male. Uno dei più grandi drammi. E allora entriamo nel vivo della nostra trasmissione, quindi mandateci tanti messaggi. Io vi ricordo che siamo nel pieno del calciomercato, quindi date suggerimenti a Giannitti per il Frosinone, fate quello che volete con i messaggi, quindi scriveteci al 331 1245 625, 331 1245 625, oppure su Twitter a @universoTV, oppure utilizzando l'hashtag Bordocampo Lega Pro. E allora andiamo a vedere questa prima sfida del 2014, vinta dal Frosinone al Del Duca, gremito di tifosi ascolani. È andata bene per gli uomini di Stellone nonostante l'inferiorità numerica. La scheda di Giovanni Giuliani. Forse ha davvero ragione chi sostiene che vincere come ha fatto il Frosinone ad Ascoli rappresenti un segnale e che questo sia l'anno giusto. Contavano esclusivamente 3 punti al Del Duca e questi sono arrivati alla termine di un match alquanto complicato. La prova dei canarini certo non è stata trascendentale, il Frosinone ha lasciato occasione ai marchigiani soprattutto nella prima frazione, ma una Zappi in una giornata di grazia ha evitato il pezzo. Dei 3 punti ottenuti, 2,5 vanno addebitati all'estremo difensore. Il Frosinone comunque ha avuto il merito di vincere una partita che si era andata via via complicando dall'espulsione di Gessa al rigore parato da Zappino. E a proposito di espulsioni, quella di Gessa è l'ennesima di questa stagione, siamo giunti all'11° rosso. Giocare con un uomo in meno sta diventando una brutta costante per i giallazzurri, è un problema questo che esiste e di cui non si può far finta di nulla. Archivata Ascoli comunque, ora bisogna voltare pagina e pensare al Pisa. Il Frosinone potrà contare sul neoacquisto Carlini, ma i problemi maggiori riguardano la mediana. Bucare e Gessa squalificati, Frale infortunato, Gori che è stato operato da poco. La coperta a centrocampo rischia di diventare corta. Per questo anche nella zona nevralgica del campo potrebbe essere effettuato qualche intervento nel mercato invernale. Ora però la concentrazione è massima sul Pisa e poi sul Catanzaro, 2 gare casalinghe. Per i canarini ci potrebbe essere l'occasione del sorpasso alla capolista Perugia, visto che i grifoni domenica vanno a Gubbio e poi osserveranno il loro turno di riposo. È il momento di continuare a sfruttare allora il fattore Matusa. In 180 minuti si deciderà tanto di questa stagione. E allora
Allora, torniamo in studio, la scheda, l'analisi precisa del nostro Giovanni Giuliani per il match tra Ascoli e Frosinone. Vincere come hanno fatto i canarini, Angelo, dice Giovanni nella scheda, è un segnale ben preciso. Beh, di solito si dice così, ma io credo che alla fine il Frosinone, anche se ha vinto come ha vinto, non si può dire niente come squadra, perché sicuramente è una delle più forti del girone. Quindi ci può stare che vinci le partite in questo modo, ma è un segnale veramente positivo quando le vinci così. Quindi io penso che lascia ben sperare. L'unica cosa, l'unica mai cosa annate così positive da calciatore? No, positive ne ho avute anch'io, ma non delle quelle negative. però Angelo, io volevo finire. Prego. Quello che mi meraviglia però un po' con tutte queste espulsioni che non riesco a capire. E ci arriveremo più tardi, perché allora così facciamo parlare anche allora il mister, bene. Chiederemo anche al mister se sono disciplinati i suoi per quanto riguarda le espulsioni. Nessuna espulsione, anzi siamo tra i primi anche come Coppa Disciplina, perché ci teniamo molto, cerchiamo di dare prima di tutto l'educazione, anche se già sono educati per loro, e poi anche di insegnarli a giocare a calcio, insomma. Però mister, Zappi non ha fatto il suo, il portiere sta a posto a parare. No? Cioè, è chiaro che poi facendo una valutazione di merito, anche se poi nel calcio contano i gol segnati, quindi il Frosinone ne ha fatto uno in più dell'Ascoli e ha vinto. Io prima ho detto magari non meritatamente, perché l'Ascoli ha fatto più la partita, però Zappi no. Diciamo che ieri ha rappresentato poi il valore aggiunto anche da quello che abbiamo visto. Avere questi giocatori che poi ti salvano, cioè ti danno proprio 3 punti, è fondamentale per ogni squadra, insomma. Giovanni, tu hai evidenziato il discorso del centrocampo. Simo comincia ad essere un po' un problema fra infortuni, squalifiche. Dobbiamo vedere che cosa ha fatto Frara, si doveva far visitare proprio nelle scorse ore a Villa Stuart, cioè essere un consulto per questo problema alla caviglia, perché nel caso in cui i tempi di recupero fossero abbastanza lunghi, ne ha parlato anche ieri in sala stampa Salvini, se lo staff tecnico lo richiederà probabilmente si ritornerà sul mercato anche per compensare questa ulteriore perdita a centrocampo. Già qualche nome circola, si parla ad esempio di Miglietta della Ternana, che potrebbe non rientrare più nei piani del nuovo allenatore della Ternana Tesser, che tra parentesi è in ritiro a Fiuggi proprio in questi giorni la Ternana. Qualcosa probabilmente potrebbe fare, perché davvero troppi squalificati, gli infortuni che ci sono, anche perché Gori comunque prima di Natale si è operato e ancora non è in grande condizione. Gucker deve scontare le sue 3 giornate, quindi l'espulsione ci sono, purtroppo sta diventando una costante, e questo è un problema. Diciamo che Stellone sarà costretto a cambiare qualcosa contro il Pisa. Credo di sì, addirittura a livello di modulo si ipotizzava nelle scorse ore addirittura uno spostamento di Crivello a centrocampo. Comunque, visto i moduli che ha utilizzato Roberto Stellone finora, non sarà un dramma. No, assolutamente. È abbastanza duttile lui e la squadra. Invece Angelo, volevo chiederti, ieri il colpo d'occhio dello stadio era bellissimo, perché poi comunque c'era la curva piena, secondo me anche quello ha spinto molto l'Ascoli a fare la partita che ha fatto, perché in settimana ad Ascoli era successo di tutto, 4 giocatori che erano andati via, Giordano che naturalmente non sa più che pesci prendere. Mi chiedo, quante altre squadre che fanno la lotta come il Frosinone per vincere il campionato poi si ritroveranno ad Ascoli con un'avversaria così, perché non credo che ad Ascoli durerà molto ancora quello che hanno fatto ieri, no? Cosa succede nel calcio in queste situazioni? Ma guarda, il discorso è anche un altro, è che questi ragazzi giocare contro il Frosinone, squadra che va per la maggiore, è uno stimolo in più. Chiaramente poi devi anche avere le doti tecniche, perché altrimenti puoi anche avere tutti gli stimoli che vuoi, ma se non hai le doti tecniche. E a quello che si è visto, questi ragazzi non sono gli ultimi arrivati dell'Ascoli, parlo, no? Poi mi ha lasciato così, veramente, come hai detto tu, perplesso il fatto del pubblico. No? Avere 6.500 spettatori con questa squadra, insomma. Ieri l'altro giorno c'è stato un appello proprio di tutta la tifoseria, la storica tifoseria ascolana,
per cercare di dare una mano ad una situazione che ormai è allo sbando totale. Quindi era l'orgoglio bianconero. La società fallita dal 17 dicembre scorso. Questo, quindi poi vedere uno stadio gremito così, nonostante questa crisi è vero, societaria, è vero che ti dà, è veramente certo. da applauso. Certo, certo. È una delle storture, Giovanni, di questo campionato, del girone al quale partecipa il Frosinone, perché Ascoli, poi c'è il discorso Nocerina, il 21, volevo informare tutti che il 21 di gennaio inizia il processo per i deferiti della Nocerina, e lì non si sa neanche dove si andrà a finire, quindi eventuali squalifiche pesanti potrebbero... È una delle tante anomalie, Marco, e il rischio è che con l'approssimarsi delle partite molte squadre che non hanno più nulla da chiedere ovviamente tirano i classici remi in barca, e tante partite potrebbero, usiamo il condizionale, potrebbero risultare davvero falsate, perché comunque non essendoci ovviamente le retrocessioni cambia un po' tutto, e da tanto tempo lo stiamo dicendo, forse all'inizio della trasmissione, le prime trasmissioni, stiamo dicendo che bisogna vigilare sulla regolarità di questo campionato fino a maggio. Allora, intanto stanno arrivando dei messaggi al 331-124-5625, andiamo a leggerli, stasera li leggo io per comodità di video. No, lo puoi dire che mi manca qualche grado, mi hanno allontanato il televisore, io cari signori non posso leggere i vostri messaggi, quindi abbiamo qui Occhio di Falco, allora, che leggerà lui. Il primo messaggio dice invia i tuoi, no, questo. Allora, ma Carlini giocherà titolare? Quindi preparati, Angelo, a rispondere. 2 anni fa lo Spezia, l'anno scorso l'Avellino, quest'anno il Perugia, cosa hanno in comune? Niente, solo un piccolissimo particolare, finiscono sempre le partite in superiorità numerica e anche la ciliegina, ovvero 1-2 rigori a favore. Meditiamo gente. Invece a noi da 4 anni a questa parte succede il contrario. Comprare assolutamente 2 centro, questo è un messaggio unico, sì. Scritto oggi pomeriggio, fortissime 2 vere punte, a me Carlini non piace, sì Barrago, Peppe Distinti Pontecorvo, poi perché non c'è Stellone in studio da voi? Il Frosinone continua a snobbarvi? No, non ci snobba, abbiamo un ottimo rapporto, Stellone non può stare tutte le settimane da una parte, dai Leone vinciamo pure con il Pisa, avanti così, Serie B, Aurora ti fanno i complimenti, sei bellissima, possibile che arriverà solo un altro rinforzo dopo Carlini? Sempre grandi Giannitti, nuovo colpo di mercato, sei Ciociaro, uno di noi. Carlini, buon acquisto, serve un acquisto a centrocampo, puntiamo verso la B. Poi un altro complimento per Aurora da Luca Fusco. Non devono cedere Sasà, sarà utilissimo a primavera. Aurelio, fan club distinti, centrali, una volta invidiamoli. Non vengono. Perché? Ma perché? Sono già risposto che non vengono. Ma perché quello era rigore? Quello regalato al Perugia? Poi lo vediamo, quello del Frosinone, portieri come Zappini ti fanno avere 10 punti in più a fine campionato, un grande, sono d'accordissimo su quest'ultimo messaggio, perché la prestazione di ieri di Zappino può equivalere tranquillamente a una tripletta. Sono informati i nostri telespettatori, mi piacciono perché sono informati su tutto, calcio, mercato, danno anche i consigli, veramente bravi, 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 però volevo rispondere a Peppe Distinti, Barracco molto probabilmente andrà a Perugia o a Lecce, quindi il Frosinone assolutamente non è mai stato poi su Dario Barracco, questo ribadiamolo, questo concetto. Angelo, ci chiedevano, Carlini lo prendono, giocherà? Se gioca, poi questo qui è un po' difficile da dire, non è che sta a me oppure a te, questo è l'allenatore che poi deve trovare la collocazione giusta e capire se Carlini è l'uomo che serve in questo momento. È per le caratteristiche che ha, lui gioca a destra, a sinistra, però non disdegna il ruolo dietro la punta. Guarda Marco... secondo te le caratteristiche di... Curiale e Ciofani consentono contemporaneamente anche l'utilizzo di un giocatore come Carlini? Ma io credo o poi la squadra diventa troppo spiaggiata? No, ma in certe situazioni sicuramente sì, dipende dal risultato che va incontro, insomma, capito? Cioè nel senso che se tu la partita la stai vincendo, se non la stai vincendo e la vuoi vincere, puoi anche aggiungere il Carlini, per dire. Diciamo che questa è un pochino, secondo me... va a compensare quel problema che il Frosinone ha sempre mostrato di avere, cioè quando non riusciva a far gol le alternative, abbiamo visto Stellone addirittura giocare anche con 4 punte,
però non c'era veramente un'alternativa ad Aurelio che faceva l'uno contro uno, uno che potesse entrare palla al piede e verticalizzare o entrare lui in area. Quindi Carlini potrebbe avere queste caratteristiche. Però ti posso dire una cosa, guarda, io sinceramente vedo lì, sta scritto che la cessione di Aurelio, che molti... Io Aurelio non lo darei via per niente, guarda. Però lo sai che è quello che ha più appeal? Eh beh, chiaro, infatti lo volevano anche a Perugia. Lo vogliono perché è uno di quelli che salta l'uomo con una grande facilità e ti mette in difficoltà, perché chiaramente chiama l'uomo fuori dall'altro difensore, capito? E quindi, secondo il mio punto di vista, poi chiaramente non sono io che comando, Aurelio non lo darei proprio via, io me lo terrei. Però credo proprio che l'arrivo di Carlini sia propedeutico alla cessione di uno, ad esempio, fra Aurelio e Cesaretti. Ma visti tanti infortuni, anche questo è vero. Visti tanti infortuni, io... Anche io Aurelio non lo cederei, però... Considerate... gli infortuni, io direi le squalifiche, visto che stavamo qui prima a parlare proprio di questo. Sì. Allora, arrivata l'ennesima squalifica, e questo è un dato preoccupante, Angelo. Guarda, io... Undicesima squalifica. Stavamo parlando prima con Marco. Non è che voglio dire io sono stato bravo quando giocavo al calcio. Però mi sono preso la prima squalifica per somma di ammonizioni a 27 anni. E non hai iniziato a 26? E non ho iniziato... No, io avevo già fatto 300 partite. No. Quindi su questo posso anche dire di essere stato bravo. No? Ma tu eri un gentleman. No, non è un gentleman. I verdi che in mezzo al campo comunque... Non è che... Poi tu hai giocato, hai fatto tante partite da capitano, quindi sì, diciamo c'era anche... Ma guarda, per quello ti voglio dire, io mi ricordo l'ultimo anno che poi... è stata l'unica mia retrocessione con il Frosinone, alla decima o dodicesima giornata abbiamo giocato contro il Bari a Frosinone e io ero capitano e presi la munizione che poi scattava la squalifica. Mi sono tolto la fascia da capitano, gliel'ho data un altro e ho fatto 36 partite su 38. Certo, no. Non hai preso l'altra Non ho preso l'altra munizione, ma lì è l'intelligenza anche del calciatore, perché chiaramente se sei stato ammonito 5 minuti prima... e ricadi nello stesso errore, beh, insomma, qualche dubbio io... Ma allora, lì, ora poi andremo a vederlo nello specifico con la moviola, però va fatto un distinguo, secondo me, e va detto che un conto è la pressione di una squadra che vuole vincere il campionato, perché parliamoci chiaro, i giocatori del Frosinone hanno l'obiettivo, tutti quanti, dichiarato di dover vincere il campionato. Però si fa un fallo in estremo, un giocatore come Gessa, cioè le espulsioni le hanno subite Gessa, Guger, Frara, a centrocampo giocatori che non sono dei pivellini. Certo. Anzi, forse l'espulsione più giustificata è quella di Frabotta, che fece il secondo fallo, perché nell'uno contro uno purtroppo fu costretto a fare fallo. Però gli altri, tipo quello di ieri, e poi lo andiamo a rivedere, è un fallo dove tra l'altro c'era anche in chiusura un centrocampista sull'attaccante dell'Ascoli. Un po' di ingenuità. Ma proprio, superficialità. Assolutamente. Ma io direi anche nervosismo, perché non è facile giocare al Del Duca con 6.500 spettatori. Però perdonami Aurora, nervosismo per l'esperienza che hai, una squadra che comunque se la sta giocando per la Serie B. Siamo esseri umani, le emozioni ci sono. Però... però io dico che l'attenuante è che il Frosinone ci sta facendo vincere in inferiorità numerica. Aurora, poi, no? Ti posso interrompere, ci può stare quello che dici. Però già pareggiato in inferiorità numerica. No, ci può stare quello che dici, no? Tutto quello che dici. Però stare, lo sai che cos'è? È quando viene ripetuto. Perché 11 volte sono tante. 11 volte sono sempre dallo stesso. No, no, capito, meno male. Niente, con voi non si può parlare, non si può discutere. Niente, mister, lei è d'accordo con me? Mi dica che lei è d'accordo con me. Ma io direi che... Tanto non la facciamo ritornare quest'anno, che una volta sola. Posso dire quello che vuoi. Per favore. Vabbè, io qui in mezzo sono, diciamo, quello meno indicato per dare consigli e tutto. Comunque, diciamo che forse ci vorrebbe un lavoro psicologico con alcuni giocatori che magari entrano proprio in partita troppo carichi, troppo... Perché effettivamente mettere in difficoltà la squadra per delle cose, diciamo... superficiali, ecco, fare dei falli a centrocampo. Allora, un attenuante c'è, perché per esempio nella partita contro il Gubbio, secondo me c'è stato un eccesso di zelo da parte dell'arbitro in quella partita, ma comunque c'è un eccesso di zelo quest'anno, l'abbiamo già avvertito lo scorso anno, sì. Quest'anno ancora di più, perché gli arbitri hanno
stanno seguendo un po' di più le indicazioni UEFA, sia in Serie A che in Serie B, e quindi a cascata anche in Serie C, al minimo contatto, al minimo episodio, chiaramente viene applicato il regolamento. Io approfitterei a questo punto. Vediamo la moviola, così ci spieghi bene, capiamo bene anche dalle immagini. Così vediamo i tre episodi che abbiamo selezionato, perché sono le due espulsioni e il calcio di rigore. Va detto che per effetto di questa espulsione il Frosinone ha giocato 29 minuti in 10, che è tanto. È andato subito in vantaggio. E infatti la fortuna è stata questa, il fatto che dopo 4 minuti ha fatto il gol dell'1-0, però questa è un'ingenuità, eccola, la rivediamo. Jess era stato squalificato, era stato ammonito nel primo tempo per un fallo, secondo me, molto grave, con quasi arancione per non dire rosso, con un fallo molto grave, doveva stare un pochino più attento. Questa è chiaramente l'ABC del regolamento, trattenuta da Tergo, però se rivediamo un attimo solo queste immagini, guardate, c'era Carrus che già aveva chiuso e c'era già Matteo Ciofani che era andato a chiudere, quindi non era una pressione, una situazione di pressione di rischio rispetto alla posizione del campo, o no, Angelo? No, io credo che faccia rabbia una cosa, comunque sia, no? Che il Frosinone in certe occasioni così è stato anche penalizzato, mentre invece quello che è successo ad altre squadre, viste anche contro il Frosinone, si è lasciato correre in certe occasioni, mentre il Frosinone si è lasciato correre niente. Non so se sei d'accordo con me. Che in certe... Sai, noi vediamo le nostre, a Perugia dicono la stessa cosa, a Pisa dicono la stessa cosa. No, però in certe occasioni, visto anche... Su questo dire che il metro è diverso, no, come dice il nostro amico Peppe De Montecorvo, non voglio dire... tutti i martedì sera, il metro secondo me è uguale. Non voglio dire questo, però dico che in certe occasioni, magari Frosinone è stato anche penalizzato in quell'occasione, magari l'altra squadra no. Ma succede, tu l'hai fatto l'arbitro, succede che a volte attimo tu dai il cartellino a uno e non lo dai all'altro. Prendi il Gubbio giocò in casa contro il Barletta e subì 3 espulsioni. Sì. La settimana dopo è venuto a Frosinone e l'ha subita la squadra avversaria, quindi poi alla fine ci sta. Andiamo a vedere il secondo episodio invece, che è il calcio di rigore assegnato per questo fallo di Carrus. Scusate, ma mi viene da sorridere perché... Io credo che se San Massimo Zappi non avesse parato il rigore, qui saremmo stati a discutere tanto di questo episodio. Io credo, mister Mastrantoni, lei era un difensore, sì. Questo secondo me è un intervento... Non si vede bene, però non mi sembra assolutamente questo. Io avrei fischiato... L'arbitro è vicinissimo. Non so che cosa, lì però c'è l'anticipo del giocatore dell'Ascoli con la gamba tesa, quello secondo me non è calcio di rigore. Ragazzi, al volo, che dire, è calcio di rigore o no quello secondo voi? Il capitano che dice? No. Col microfono? No. Quello entra in netto anticipo il difendente dell'Ascoli, Carrus tra l'altro gli arriva alle spalle, non lo vede neanche, è chiaro che lo colpisce su una coscia, ma... Ma nemmeno tanto, secondo me, leggermente strusciato, sì, nemmeno tanto violento. Però l'ha colpito. Il discorso è che viene anticipato in maniera irregolare. Ma vedi che è andata bene però poi, perché Zappino ha parlato il calcio di rigore. Stavamo parlando se Zappino non avesse... Questo è qui, è quello quanto ti ho detto io prima, che Mario, tu sei stato penalizzato in questa occasione, no? E in tante altre occasioni che potevi avere a favore tuo... il fallo, anche perché se quello lo giudichi un fallo, un calcio del genere, devi anche ammonire, certo. Carrus al limite. Andiamo a vedere, per dire poi che il metro è lo stesso, e qui voglio spezzare una lancia a favore dell'arbitro, che ecco, anche sulla segnalazione dell'assistente, qui siamo al 32esimo, 33esimo del secondo tempo, quindi dopo mezz'ora finalmente si ristabilisce per la negligenza di quest'altro difensore dell'Ascoli la parità numerica, e a quel punto probabilmente tutti quanti nell'ultimo quarto d'ora hanno tirato un sospiro di sollievo. L'episodio è simile, molto simile al fallo di Gessa, e qui un altro espulso, tutti a casa con 10 contro 10, il Frosinone che fortunatamente ha vinto.
Allora, finita la moviola, andiamo adesso a vederci però tutti quanti i gol di questa prima giornata del girone di ritorno, dove il Frosinone è stato fortunato anche qui con i risultati degli altri campi. Quindi andiamo a vedere. Il panettone non ha lasciato strascichi. Perugia e Frosinone sono tornate più agguerrite di prima. Il Grifo, grazie ad un illuminante Fabinho diventato papà da pochi giorni ed un Fabio Mazzeo in grande forma, ha battuto la Nocerina per 2-0. Al 39esimo il brasiliano dalla sinistra inventa una discesa travolgente, serve su un piatto d'argento un pallone che Mazzeo butta direttamente in rete. Nella ripresa Fabinho viene atterrato in aria da Russo, rigore ed espulsione del portiere. Dal dischetto è sempre Mazzeo a regalare il doppio vantaggio al Perugia. La Nocerina però, nonostante 10 uomini, tira fuori l'orgoglio e al 29esimo arriva il gol della bandiera firmato da Davide Vacco. Il Catanzaro si ferma a Viareggio 1-1 ed ora la squadra di Previ si ritrova a meno 4 dal Frosinone. Succede tutto nel secondo tempo, fallo di mano di Falasco e rigore per gli ospiti. Dagli 11 metri Fioretti non perdona, 1-0 per il Catanzaro, palla al centro e Rigione sbaglia porta esattamente un minuto dopo, consegnando alle zebre la rete dell'1-1 ed un punto che vale oro. Nel recupero altro errore dei giallorossi con Scuffia, il secondo portiere del Catanzaro che atterra Romeo, rigore rosso diretto per il numero 1 calabrese, ma dal dischetto l'attaccante bianconero sbaglia tutto. Nemmeno sul campo dell'ultima della classe il Benevento riesce ad ottenere il primo successo dell'anno in esterna. Al 23esimo Altinier illude i suoi, ma al 25esimo della seconda frazione di gioco Panariello pareggia i conti per gli azzurrostellati del neotecnico Belotti. Buona la prima per Ciccio Cozza sulla panchina del Pisa, 2-0 finale contro il Barletta. I toscani interrompono il lungo digiuno di vittorie. Nella ripresa al secondo minuto traversone di Pellegrini, arma salta a vuoto e palla a Martella che infila direttamente in rete. Il gol della sicurezza per i neroazzurri arriva con un calcio d'angolo di Bollino, palla spizzata da Napoli per Goldaniga che sigla il 2-0. È finita 0-0 tra Prato e L'Aquila come all'andata, match invece più avvincente tra Grosseto e Pontedera per un pirotecnico 2-0. Pronti via ed i padroni di casa aprono le danze con la rete di Bombaggi. Al 22esimo però Regoli trova il pareggio con un destro secco. Appena 7 minuti ed il Grosseto si riporta in avanti. Al 29esimo cross dalla sinistra di Legittimo e piattone vincente di Ferretti. Nel secondo tempo il Pontedera approda al gol del 2-2 al 20esimo quando l'estremo difensore del Grosseto commette un clamoroso errore non trattenendo un tiro sporco di Picone che finisce in rete. Anno nuovo, vita nuova per il Lecce che parte subito con il piede giusto rispetto al girone di andata e batte la Salernitana per 2-1. Al 13esimo della ripresa Perpetuini porta in vantaggio i Granata, ma al 31esimo arriva la reazione dei salentini con Vinetò e al 49esimo chiude i giochi definitivamente Boiasino. Giovanni, il Catanzaro rallenta e è corsa a 2 per la promozione. Corsa a 2, anche se mi ripeto anche in questa occasione. Attenzione. No, me ne vado. Se dici il Lecce, me ne vado. Non è sbagliato. Attenzione, corsa a 2, però attenzione davvero. Vediamo la classifica cortesemente. Se ce la mandano dalla regia, il nostro Claudio Diete Colla sempre pronto. Tra il Lecce vediamo, eccola qui la classifica. E il Lecce, Giovanni, lì ha 27 punti. Tu quindi pensi che possa sperare nella risalita e dar fastidio a Frosinone e Perugia? Io credo che alla lunga, se non raggiungere, però possa arrivare abbastanza vicino a una delle due, secondo me. Mentre l'Aquila e Catanzaro appunto pareggiano entrambe. Il Catanzaro, tra l'altro, se non sbaglio, dovrebbe essere anche al suo secondo autogol di stagione, quindi attenzione la squadra di Brevi che ci stava credendo, però ecco, poi vedremo con il mercato come si evolverà questo girone di ritorno, potrebbe essere anche un altro campionato, sì. Ma non credo, perché quelle che si stanno rinforzando di più sono appunto Perugia, Frosinone, Pisa, sono annunciati dei colpi, dei grandi colpi, vedremo anche all'Aquila, abbiamo letto in settimana di qualche colpaccio in arrivo, però ancora nulla di fatto, mentre vediamo che comunque la classifica è molto corta centralmente, nella parte centrale, e quindi poi vedremo che cosa si farà. Bisogna fare davvero 6 punti in queste due partite in casa, che al Frosinone, Pisa e Catanzaro, pensando anche agli impegni del Perugia che va a Gubbio e domenica quell'altra poi riposa. Quindi se Frosinone fa risultato pieno, va primo in classifica, è vero che poi deve riposare il Frosinone, però psicologicamente è una molla non indifferente, sarebbe una molla non indifferente per i canarini, quindi fare bottino pieno
ovviamente è fondamentale, sarà una banalità, ma è così, anche se venerdì nell'anticipo qualche defezione, come dicevamo prima, a centrocampo ci sarà, però poi magari non è detto che possa arrivare questo centrocampista da Ternana, che tra l'altro è qui a Fiuggi, quindi il direttore sportivo Marco Giannetti, siccome è tanto celere nelle sue trattative, è bravissimo in questo, magari la chiude anche domani, potrebbe essere, però Marco Gabriele, questa, che cosa ha fatto lui oggi pomeriggio? Ha chiamato il buon Vittorio Cozzella, ovvero il direttore sportivo della Ternana, che ovviamente gli ha negato ogni trattativa, giusto? Sì. Da buon direttore sportivo. Io credo che mi abbia detto la verità. Sbagli, perché è un direttore sportivo, non dicono mai la verità, sono bugiardi nati direttori sportivi. Quindi il Frosinone ha preso... Non l'ha preso, però magari... Allora, il Frosinone non è che l'ha preso, però è un forte desiderio del Frosinone prendere appunto crocefisso Miglietta, quindi... Ma sai, poi c'è dall'altra parte chi lo deve cedere, il giocatore. Sì, però siccome ogni desiderio diventa realtà, ogni sogno diventa realtà, da quando c'è Marco Giannetti, allora potrebbe essere, è arrivato Daniel Ciofani, è arrivato anche Carlini, e tutti i sogni del presidente si stanno avverando. Se serve per la causa, io sono contentissimo. Allora, prima di andare a sentire invece Vittorio Cozzella, direttore generale del Frosinone, che ha detto la priorità sono le uscite, ma la società è pronta, qualora ci fosse una richiesta di Roberto Stellone e dello staff tecnico, siamo prontissimi a intervenire sul mercato. Andiamo a leggere intanto i messaggi, Marco, sì. Cosa ci scrivono? Allora, sempre il solito messaggio, invia i tuoi... No, questo no. Allora... la vittoria ok, ma l'ennesimo rosso comincia a diventare un problema, visto che la diretta concorrente Perugia è molto più corretta. Non ci sono retrocessioni, ma chi arriva ultimo non prende i contributi Lega. Mi sembra un'ottima osservazione, però vale solo per l'ultimo. Mister Mastrantoni, sei il meglio, ti vogliamo bene, dai col tacco. Evidentemente giocava bene col tacco, mister. Facevi gol di tacco. Se il Perugia compra Barrago o Negro, il Frosinone non può competere. Io prenderei ad occhi chiusi Ceias e non venderei assolutamente Aurelio, Giuseppe da Ripi. Un saluto a Marco Gabriele, Luca da Priverno. Saluti Luca, grazie. Siete bellissimi, soprattutto giovani. Giovanni Sini e Simone Marrocco. Melania e Tatiana. Queste sono le fidanzatine, sì. Però. Ma il nostro capitano Frara quale problema ha? Come sta? Ma perché il Frosinone non acquista il bomber Davide Paglia dei giovanissimi provinciali del Casamari? Chi è Davide? Non c'è stasera. Venerdì tutti al Matusa, Danilo Dapiglio, mi sembra un ottimo invito. Un saluto al mitico Brunello, uno come lui in questo tipo di campionato faceva minimo 20 gol. Complimenti alla trasmissione. Peppe distinti. 88 distinti. Grande Gianmarco Daidone, sei un mito. Venerdì sera noi ci saremo, vero Vito? E quindi Vito è stato invitato ad essere presente al Matusa. Mi fa piacere che invece i nostri telespettatori, i tifosi del Frosinone, non abbiano, come possiamo dire, alcuna ostilità nei confronti dei calciatori del Latina che vengono accostati al Frosinone. Parliamo chiaro che Diasse Gianniti non ha contatti con Facci, non ha contatti con Latina. Questa è una cosa che devo dire. E non prenderà mai nessun giocatore del Latina. Però mi fa piacere che un Maximilian Secas venga apprezzato, Barraco venga apprezzato, perché sono veramente giocatori che poi ti fanno la differenza in questo tipo di campionato. Però Aurora, io veramente trovo un po' retro il fatto che si parli ancora di non prendere un giocatore solo perché arriverebbe da Latina. Allora, noi abbiamo visto bandiere anche cambiare squadre, giocatori importanti, tra l'altro il signor Angelo Brunello è andato a Latina. È andato a Latina. Sei un giocatore che può fare... per il bene del Frosinone, perché viene da Latina, non ho capito. Infatti io come il motivo per il quale il Frosinone deve prendere. Io come ho giudicato eccessivo il comportamento dei tifosi del Benevento nei confronti di Evacuo, giudicherei eccessivo un eventuale comportamento dei tifosi del Frosinone qualora, ma non succede, siamo tranquilli che tanto non succederà, perché nessuno vuole creare problemi né al Frosinone né all'ambiente né Tele Universo né nessuno, non ci sono proprio tracce. Ritorniamo al fatto che Cozzella ha detto no, che nessuno lo ha contattato e io ci ho creduto. Poi potrebbe succedere domani, perché tra l'altro ancora l'allenatore, il nuovo allenatore della Ternana, non si era espresso sulla necessità
di poter mantenere un giocatore che comunque ha giocato il 90% delle partite da titolare, quindi evidentemente è un elemento 15 oltre... presenze 15 precisamente ed un gol, però lui fa parte anche della vecchia guardia, appunto. Sì, della vecchia guardia di Mimmo Toscano, quindi un prediletto di Mimmo Toscano che però... purtroppo è andato via e si sa, arriva un nuovo allenatore e quindi le carte in tavola poi possono cambiare, quindi sembrerebbe in forte dubbio la sua presenza come titolare. E allora, allora diciamo a Vittorio Cozzella che ci manda un messaggio. Esatto, sì. ci sta guardando. Bene, salutiamo Vittorio. Allora adesso andiamo a vedere però che cosa andiamo a sentire che cosa ci ha detto ieri in occasione della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Carlini il direttore generale del Frosinone Ernesto Salvini, che ha fatto un po' il punto sul mercato. Il Presidente oggi ha fatto un'anticipazione, anzi ieri ha fatto un'anticipazione e diceva che è chiaro che per quello che riguarda in generale l'ossatura della squadra non abbiamo bisogno di ulteriori interventi, però bisogna anche fare i conti con la realtà, cioè i conti con quello che l'infortunio del caso, con una serie contingente di situazioni che si sono a verificare, e effettivamente facendo questo tipo di conti e questo tipo di ragionamento il Presidente ha ragione quando dice sentiamo se l'allenatore se la sente andare avanti così oppure dobbiamo fare uno sforzo per magari andare a tamponare queste emergenze che in questo momento riguarda soprattutto il reparto di centrocampo. Questa è un'analisi che continueremo a fare, ripeto, anche soprattutto, anzi, con la sollecitazione, con il parere dell'allenatore, dopodiché è normale che qualsiasi altro tipo di operazione è strettamente legata a operazioni in uscita. Primo, perché con le rose troppe ampie non ci ha mai lavorato bene nessuno. Secondo, perché, ripeto, non abbiamo, credo, assolutamente l'esigenza di dover fare aggiustamenti, perché non c'è niente da aggiustare, le cose vanno benissimo così. Bisogna soltanto prendere in considerazione le eventuali situazioni che sopraggiungono, e in questo momento è chiaro che se andiamo a fare i conti per la partita di domenica, di venerdì anzi, probabilmente un centrocampista come numero verrà a mancare, quindi sarebbe comodo. È chiaro che se il direttore sportivo e allenatore chiedono un sacrificio ulteriore alla società, non è la presidenza questa che si tira indietro nel caso in cui fosse necessario un ulteriore sacrificio. Quindi è stato chiaro, no? Possono intervenire in qualsiasi momento, sempre che Stellone lo richieda. E quindi, però, lui dice valutiamo, stiamo valutando, ma non c'è tempo, il Pisa arriva venerdì, ma come si fa? Allora, io intanto credo, prima c'era un messaggio, c'è Frara come sta, io che credo a quello che mi dicono, mi hanno detto che dovrebbe stare abbastanza bene, che stamattina a Villa Stuart l'esame non ha dato esiti sconfortanti, è chiaro che probabilmente, anzi quasi sicuramente non sarà della partita venerdì, ma non è neanche previsto quel dramma che si pensava dovesse essere se fossero stati interessati i legamenti. Però va detto una cosa, prendere un giocatore dell'importanza del centrocampista della Ternana, che ha vinto il campionato con la Ternana, sono 2 anni che gioca regolarmente in Serie B, e farlo arrivare in una squadra dove di centrocampisti c'è il signor Carrus, il signor Frara, il signor Guger, il signor Altobelli, che è diventato signore quest'anno perché è seguito da tutta la Serie B e da qualche squadra di Serie A. Gori. Il signor Soddimo e il signor Gessa, io credo che ci sia un eccesso di preoccupazione, a meno che chiaramente non si vede anche il fatto, perché prima non l'ha detto nessuno, che arrivare secondi c'è il rischio di fare un altro campionato. Allora in quell'ottica, Angelo, ci potrebbe essere la necessità di prenderli un paio di giocatori, ma solo in quell'ottica, perché oggi un elemento dell'importanza del centrocampista della Ternana può essere anche distonico all'ambiente. Ecco, no? Bravo. Potrebbe anche rovinare un po' gli equilibri della squadra, che sino adesso sono stati buoni. Per l'amore di Dio, questo nessuno lo vuol discutere. Io ho dato del signore a tutti quello, per l'eccellenza nessuno, calcistica che hanno. Nessuno lo vuol discutere, ma... bisogna vedere se in realtà veramente questo serve. Appunto.
perché come hai detto prima ci sono altri 6 o 7 centrocampisti che tra non molto rientreranno. Se Soddi mostra bene, ma come ecco, fanno a far quanti giocare sono? Soddi? Che è bravo. Perché, però bisogna allora, anche perché lavorare Carlini, in prospettiva dei rinforzi delle no, altre. Secondo me bisogna anche guardare in casa d'arte. Secondo me dovresti sfoltire un po' allora, dovresti dar via qualche sì, vendere e comprare, poi certo. Quello sarebbe perché il top. Però non dimentichiamo senza l'età di voler giocare titolare, penso. Però, scusa... Giusto? Lo stesso Salvini l'ha definito una buona però, alternativa. Ma ci sta anche un particolare. Quindi... Fammi sentire prego, il particolare, prego. Angelo. Prego, prego. Vai, Angelo. No, tu non vai perché adesso mi sono pure dimenticato quello che ti dovevo dire. Perfetto. No, diciamo, proprio ieri in conferenza stampa. Ti sei dimenticato pure te. No, ti sei dimenticato. Mister, ti sta facendo emozionare. Potrebbe essere una buona alternativa, quindi non credo che venga, torni a Frosinone a fare il titolare Carlini. Viene inserito quando serve, come diceva prima Angelo. Esatto, prima quindi viene senza l'età, però bisogna capire appunto se il centrocampista della Ternana, che io ho proprio rimosso, Lieta. Perché credo a quello che ha detto Vittorio, perché sono un credulone, se viene qua poi penso che vorrà giocare. Certo. Io penso vorrei sì. Vittorio in studio, se fosse penso possibile, di sì. Ecco perché Vittorio secondo che me... se la canta. Voglio ma secondo me si sta valutando veramente quali sono le reali condizioni di Frara, perché se Frara... Certo, se Frara ti dicono, lo operano alla caviglia, sta... Ma se questa gente rientra... Fuori in effetti, fino alla fine del campionato, appunto, discorso. Se questa gente rientra, in effetti il Frosinone, avendo fatto un girone di andata come l'ha fatto, ha veramente bisogno di altri calciatori? Ma guardate che Sodimo, certo. Io credo che la rosa del Frosinone appunto. Sia forse... senza ombra di dubbio, la migliore che c'è nel girone. Certo. No? Certo, se tu trovi quello che veramente ti fa fare il salto di qualità, certo. Ma chi ti dice che questo signore che viene dalla Serie B venga in questa categoria e si cali subito in questa bravo, categoria? C'è anche rischio che possa rompere qualche equilibrio o qualcosa. Certo, ci sono tanti esempi. Anche sicuramente questo è un bravo ragazzo. Ma voi pensate che questi ragazzi hanno fatto 77 gol, se non sbaglio. Quindi questi problemi Mastrantoni non ce l'ha, non ce l'ha. Ne hanno subiti solo 7, quindi non ce l'ha neanche in difesa. Noi stiamo parlando per Mastrantoni di aria fritta, perché credo che questa è una macchina perfetta. Scusate, questo è il girone di andata? Sì. Sono secondi in classifica, pensa ai primi quanto sono forti. Beh, hanno messo punti in cascina. Non ti dimenticare che in Serie A la Juventus, la Roma che ha perso la prima partita, no, ecco, sta a 8 punti. Guarda poverino che gli hai fatto a Giovanni. Hai messo la gravata della Lazio proprio per questo. Allora andiamo a conoscere questi ragazzi, questi giovani talenti, a partire dal capitano. Simone Marrocco, difensore centrale. Matteo Petrocchi, centrocampista centrale. Cosmin Bunduk, terzino destro. Mastrantoni Davide, centrocampista centrale. Giovanni Mastroianni, punta. Quanti gol hai fatto, Giovanni? 32. Complimenti. Gianmarco Daidone, alla sinistra. Panetta Marco, esterno destro. Francesco Mangini, portiere. Lorenzo Cantarelli, portiere. Samuele Falliero, difensore centrale. Paolo Mastrantoni, terzino sinistro. Giovanni Sili, trequartista. Ma parano anche rigori questi portieri, mister? Non mi ricordo, hai parato qualche rigore? Vabbè, non ne abbiamo subito. Bravi la difesa, bravi i portieri, bravi tutti per aver subito soltanto 7 gol. Sono numeri da capogiro questi, quindi complimenti ragazzi. Ma voglio fare una domanda sul vostro mister, che tecnico è? Capitano, te. Lo seguiamo da molti anni e ci ha imparato lui a giocare a calcio. E dobbiamo solo dirgli grazie per tutto quello che ha fatto per noi. Bel complimento, bellissimo questo complimento. Fate un applauso al capitano. Bravo. Per voi. Poi salutiamo anche i dirigenti accompagnatori che sono venuti qui ad accompagnare questi ragazzi. E poi chi ha fatto tanti gol? Ecco tu. Ah, voi due. Vi saluta Mustafa, che evidentemente non è potuto posso, venire. Ecco sì, posso sì, prego, diciamo, menzionare chi non è potuto venire? Sì, come no, certo. Allora, mancano 6 ragazzi, mancano, quindi Mustafa, Quirino, Matteo, Sebastian, Matteo, un altro, poi, aiutatemi a dire ragazzi. Davide Paglia, ecco che l'hanno menzionato lì nei messaggi. Mancano 6 ragazzi, li saluto tutti. Se capiterà un'altra volta saranno i primi insomma, che porteremo. Ragazzi, ma qual è la vera forza della vostra squadra? L'arma vincente, al capocannoniere lì?
La forma vincente è il nostro mister e vabbè, tutta la squadra, dal portiere all'attaccante. Il gruppo, insomma. Tu ce l'hai la fidanzatina? No, no. Ah, ok, io la facevo salutare. Chi è la fidanzata che lo... Chi è il fidanzato di Tatiana? Tiziana? Che... Ah, capitano, saluta la fidanzata perché ci sembra doveroso. E poi, ciao, grazie. E poi soprattutto volevo sapere quali sono i buoni propositi della vostra squadra per il 2014, quindi finito questo strepitoso girone di andata e il girone di ritorno, come sarà, quali sono le difficoltà? Vorremmo far bene anche al ritorno e insomma faremo la differenza dall'andata. E cercheremo di sfidare la Pro Calcio. Mister, quando giocate? Cercheremo di sfidare la Pro Calcio, attenzione perché ha lanciato la sfida. Appunto, ha lanciato la sfida. Quando giochiamo? Mi sembra verso marzo, mi sembra. E praticamente tutto questo campionato si è ridotto... In una partita sola. Sì, noi contro la Pro Calcio praticamente siamo due squadre che si equivalgono in tutto e per tutto. Un Real Barcellona stato praticamente. Siamo due squadre che dovevamo fare regionali. Se facevamo un campionato regionale avremmo fatto un centro classifica regionale. Sì, mi hanno detto che sarebbero state due squadre che potevano stare nei primi sei o sette posti. Sì, tranquillamente. Sì. Vabbè, speriamo che ci sia posto per entrambi poi magari l'anno Penso prossimo nei regionali. Sì, perché anche l'anno scorso sono passati secondi, terzi, quindi... E soprattutto perché poi Aurora, la loro società è una società che ormai da 10 anni è ben consolidata, 120 ragazzi, è una realtà come la Pro Calcio, una delle realtà storiche della provincia di Frosinone, quindi meritano poi il successo, soprattutto a parte i ragazzi che stanno in campo, chi fa quello che fa magari con tanti sacrifici e con il volontariato, sia l'allenatore che i dirigenti accompagnatori. C'è un nostro amico al telefono che... Eh sì, c'è il nostro caro amico Gabriele Bianchi dal Pisa, siamo che noi. Che non è al telefono. Non è al telefono. E sono io che ho capito che è al telefono, volevano sapere se devono chiamarlo. Maurizio, che cosa dice dall'aggiù? Ci fai segni? Che lo devono abbiamo chiamare. Iniziato proprio male il 2014, lo stiamo chiamando. Sì, lo stiamo chiamando. Ah, non lo rispondo. Stiamo chiamando. No. Ah, ok. Va bene. Non chiamate Cozzella per favore, sennò faccio brutta figura. Angelo, un tifoso ha scritto: cosa pensi del Lecce? Non Giovanni Giuliano, Angelo Brunello, intenditore di calcio. No, io non ci capisco niente, okay. Ex detto. Calciatore, intenditore di calcio. Io me ne andrei. Cosa pensi del Lecce? Allora, guarda, io credo che se andiamo a vedere sul piano tecnico, sul piano individuale, dei singoli anche, sia la squadra più forte. E non credo che ci sia squadra più forte del Lecce in questo girone. È partito male, si sta riprendendo, ma secondo il mio punto di vista, chiaramente che non so quanto male, comunque io ritengo che una partita fondamentale sia domenica, perché il Lecce va all'Aquila. Non perdere o vincere la partita all'Aquila potrebbe essere almeno un salto di qualità, perché scavalca l'Aquila e si porta al terzo posto praticamente. È anche facilmente pronosticabile, sai Angelo perché? Perché l'Aquila al fattore purtroppo non ha vinto tantissimo, quindi non fa del suo stadio un fortino, quindi potrebbe il Lecce appunto fare sì. Questa risalita. Invece il Pisa? Ma guarda, innanzitutto ci sono due squadre che hanno fatto un girone di andata veramente eccezionale, secondo il mio punto di vista, dell'Aquila proprio e il Catanzaro. Il Pisa è partito forte e poi ha avuto questo calo di tensione, non so, però teniamo presente che il Pisa è una squadra molto giovane anche. Sì, poi tra l'altro dovrebbero arrivare dei rinforzi, so io però, noi abbiamo il preparatissimo Gabriele Bianchi in collegamento con noi del Pisa, siamo noi. Gabriele, buonasera. Ciao a tutti, buonasera e auguri di buon anno in ritardo. Grazie anche a te Gabriele, ma che cosa si è rotto tra Pagliari e il Pisa? Senti, è la domanda da $1 milione. Sì, è che l'ha vinta Lucchesi, ce l'ha avuta vinta. Ecco, quella è una gettonatissima soluzione al problema. Diciamo che lo scorso anno il ritorno di Pagliari sulla panchina del Pisa fu una scommessa poi vinta del presidente che, se ben vi ricordate, chiamò Pagliari senza neanche informare Lucchesi, infatti poi ci furono le dimissioni del direttore, poi respinte e la cosa venne ricomposta. Come in tutte queste situazioni, appena mancano i risultati, questi scheletri nell'armadio tornano prepotentemente fuori e chiaramente quando il Pisa ha avuto quell'attimo di appannamento c'è stato dei problemi anche con lo staff medico. Litigi vari. Ma Gabriele, perché poi scegliere Ciccio Cozza?
Perché era un nome che era già stato fatto quest'anno d'estate, quando sembrava che Pagliari non accettasse di rimanere sulla panchina del Pisa, perché in conferenza stampa il direttore ha detto che se si cambia si deve fare un cambio radicale. E le fotocopie in bianco e nero a colori sono sempre fotocopie, quindi ha preferito un tecnico giovane, un tecnico, lui l'ha definito rampante, un cambio di modulo anche per riportare alcuni giocatori nei ruoli che prediligono, tipo Martella e Pellegrini, che sono due esterni di un 3-5-2 o di un 3-4-1-2, comunque sono due uomini che devono fare tutta la fascia per rendere al meglio. Napoli, che abbiamo visto un girone intero fare l'esterno di destra, riportato nel ruolo di seconda punta, e Giovinco, che era, doveva essere cioè l'occhiello della campagna acquisti, rimesso a fare il trequartista, come era poi lo stesso Cozzi in campo e come lo scorso anno quando allenava il Catanzaro fece con Russotto, praticamente rigenerando il ragazzo e vinse la scommessa, e si sta cercando di fare la stessa cosa qua a Pisa con Giovinco. Però l'anno scorso a Catanzaro per Ciccio Cozza le cose non si misero molto bene, stavano per retrocedere. Sì, diciamo che anche loro partirono abbastanza bene, ebbero un momento di difficoltà, poi la società a aprile decise di cambiarlo. In definitiva è un allenatore che ha allenato un anno e mezzo. Dalla pochissima esperienza però vanta poi una promozione, il girone sud della seconda divisione 2 anni fa, e poi ha sempre fatto, diciamo, era il secondo di Azzoli a Reggio Calabria. E comunque, diciamo, Gabriele, da quello che hai detto, è un allenatore che è venuto a fare un pochino quello che gli chiede la società, di rimettere un po' i giocatori al loro posto e quindi accettare delle condizioni, che di questi tempi ce n'è poca di gente in giro che, se viene a Pisa su una piazza importante, poi si fa dettare le condizioni, no? Sì, diciamo di sì. Io ci ho parlato, ci abbiamo parlato, e lui ha il contratto fino a giugno con il rinnovo automatico in caso di promozione. Non si è nascosto, lui ha parlato che vuole portare la squadra in Serie B, ha parlato di divertire e di divertirsi, e sembra una persona con le idee molto chiare, chiaramente poi andranno tradotte sul campo. Abbiamo parlato una settimana con Mingazzini dicendo che piena disponibilità da parte di tutti, il problema grosso è che manca tempo. Perché infatti non per niente lunedì, ieri la squadra si è allenata, perché l'anticipo non permette soste, si è allenata intensamente anche durante le feste di Natale, domenica ha vinto una partita alla fine agevolmente, tranne la prima mezz'ora dove ha sofferto le pene dell'inferno soprattutto dietro, e poi niente, domenica... Gabriele, ma è vero che Cozza ha chiesto 4 rinforzi alla società? Almeno 4? No, lui ha parlato di profili di giocatori che potrebbero dare una mano, però ha rimandato il tutto perlomeno a dopo la partita di Frosinone e prima della partita dell'Aquila. Direttore ha parlato di un difensore che doveva arrivare questa settimana, nel caso si fosse giocato di domenica, preferisce rimandare la settimana prossima per non disturbare l'equilibrio della squadra che scende in campo. Sentito anche un probabile ritorno di Sbraga, potrebbe essere? C'è la strafatta, il nome di Sbraga e quello di Swagger. Entrambi, se io ripeto, riporto le parole lucchesi, sembra che non se ne faccia niente, in quanto Swagger non scende di categoria, è a Crotone attualmente, e Sbraga verrebbe via, detto, da Salerno a piedi, ma non è il profilo di giocatore richiesto dall'allenatore, che su questa le idee chiare, in quanto anche Morosini e Ascoli era aggregata al Pisa durante le feste di Natale, dopo 3 allenamenti è stato rimandato, cioè non è stato più aggregato in quanto non rispondeva a quello che richiedeva il nuovo allenatore. Quindi, Gabriele, scusami, la formazione allora per venerdì sera è la stessa del Barletta, quindi questi riposizionamenti... Direi che ci sono ottime possibilità che sia proprio quella, sì. Sì, sì, sì. 3-4-1-2 o 3-4-2-1 a seconda di come si muovono Giovinco e Napoli dietro Arma. E la formazione comunque dovrebbe essere quella lì. Bene, è chiaro che le due partite prossime del Pisa rappresentano un pochino un fronte importante, no? Diranno molto. Io ci metterei anche le successive due, perché poi la trasferta di Nocera, seppur la Nocerina non è quel scorso anno, ma è sempre un campo ostico. E dopo c'è la partita col Catanzaro. Io penso che dopo Pisa-Catanzaro si possa sapere
quale sarà il campionato del Pisa, dichiaratamente si vuole cercare di arrivare nella posizione migliore nella Liga Playoff. Poi chiaramente l'appetito può venire mangiando o no, ma è questo come sempre lo dirà il campo. Va bene Gabriele, noi ti ringraziamo come sempre per la tua disponibilità e nonché professionalità, poi sei tutto, quindi grazie volete, Gabriele. Buona. Noi ci sentiamo in settimana, vero, per i nostri collegamenti, no? Con il Pisa siamo noi. Ok, allora grazie Gabriele Bianchi, grazie. Un saluto a tutti. Ciao, grazie, ciao. Io volevo sapere chi è Messi, chi è il futuro Messi? Chi è? Hanno scritto il futuro Messi, è lui? Come si chiama, capitano? Samuele Faliero. Il microfono chi ce l'ha? Samuele Faliero. Perché il futuro Messi quanti gol hai fatto? Uno. Vabbè, però dai, comunque anche qui l'appetito viene mangiando, no? Quindi, Magari è solo perché è bravo a far fare i gol. No, l'ho dovuto sacrificare perché lui è bravissimo anche a giocare a centrocampo, anche in attacco. Comunque, ah, è duttile quindi? Per bilanciare l'ho dovuto sacrificare, poi ho visto che effettivamente dietro è una cerniera assoluta proprio. Non si passa. Angelo, vedo che li guardi un po'. Sì, cioè, no. Vorresti fare a cambio di carta d'identità con qualcuno di loro? Beh, certo. Solo io? No. No, io volevo fare una domanda, questi ragazzi, così per mettiamo in difficoltà l'allenatore. C'è qualcuno che ritiene di non giocare nel ruolo al quale piace veramente giocare? E allora sei bravo. Tutti? No, hanno detto delle bugie, perché so, io già potrei dire due o tre nomi che ci sei, però... Però a questa età, mister, vogliono giocare tutti in attacco perché vogliono fare i gol, poi, no? Ma vero sì, o no? Sì, questo però non già è un luogo comune. Però questa già idea. È un'età agonistica, quindi già quella Giovanni fase... Giovanni l'unico, era l'unico. Quella fase... Quella fase... come gioco con i piedi. Quella fase l'abbiamo superata, quella fase, perché questa qui già è il secondo o terzo anno di agonistica, quindi già stanno entrando quasi nell'ottica di... magari anche come aspirazione di diventare dei calciatori, quindi capiscono già quasi tutti qual è il loro ruolo, dove rendono meglio, insomma. E lei lavora di più sul divertimento dei ragazzi o è già un ossessivo sul modulo? Modulo assolutamente no, magari sulla tecnica sì, perché sulla tecnica quella, sì. Si deve lavorare per forza. I moduli sono, anche se gioco con un 4-2-3-1, però è relativa la cosa, i moduli... Cioè quando comincia la partita si vede il modulo, poi dopo un po' non si vede più il modulo. Però li lascia liberi. Però a questa età, se ti interrompo per un attimo, devono cominciare a capire come stare in campo, perché è chiaro, ormai sono giovanissimi, il prossimo anno sono allievi. Sì, certo. Devi incominciare a capire qual è il tuo ruolo, perché altrimenti... Quello sì, mentre infatti... invece è deleterio quando si prendono i pulcini e si vuole far fare delle cose che non esistono proprio. Certo. E allora noi staremo qui a parlare ore ed ore di questi ragazzi con il tecnico, però dobbiamo chiudere perché è prontissimo Roberto Sardelli con il suo ospite, che questa sera è Emanuele Germano, ovvero il general manager del Terracina. Quindi mi raccomando, non cambiate canale. Io intanto approfitto per salutare Angelo Brunello, grazie. E ritorna presto tra noi il mister. Quando mi invitate. Guarda, diciamo anche a Claudio Iadecola che può mettere nel panciotto, si chiama così, quando c'è Angelo, intenditore di calcio, anche per distinguerlo un po' da Giovanni. Assolutamente. E ringraziamo proprio intenditore della guerra. E ringraziamo anche il tecnico dei giovanissimi provinciali del Casamari, Franco Mastrantoni. Grazie mister grazie per essere stato con voi. Noi. Grazie a voi e mi devo accodare quando scrivono i messaggi lì che lei è molto più bella dal vivo che non le rende giustizia il video. Grazie, grazie. E Giovanni, adesso mi lasci anche tu con un complimento, per favore. Sei fantastica, lo sai, lo dico tutti i giorni. Possiamo chiudere. Grazie ragazzi, fatevi un applauso. Grazie a Marco Gabriele. Grazie. Noi ci vediamo lunedì prossimo. Ciao a tutti.